Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, e questo è Diario di Viaggio on the road! Ehi! Se non è il 21 settembre, mandate un SMS 45502 e donerete 2 euro all'Isla! È veloce, non c'è bisogno di tirarsi una secchiata d'acqua addosso! Oggi dovevo parlare di un altro youtuber, ma questa mattina ho visto il video di Wheezy Wader e no, oggi devo parlarvi di lui. Oggi vi parlo di Craig Wheezy Wader, trovate il link al suo canale sul doobly-doo, e trovate il link a un video, un solo video sul doobly-doo di Wheezy Wader, che intanto guardate quello, poi potrete guardare tutto il resto del suo canale, che è splendido. Ma innanzitutto guardate Everything is Possum, è un video che... SPOILER! Guardatelo che merita! Sempre nel doobly-doo, per chi non l'avesse già visto, vi segnalo anche il link al mio video di martedì, anzi di mercoledì, l'ho fatto martedì e ho pubblicato mercoledì, il mio Ice Bucket Challenge. E vi segnalo quel video perché parliamo proprio di questo. Cominciamo a parlare di beneficenza. Ho parlato di volontariato, voglio legarmi un po' a questo discorso. In parte anche per via di tutte le discussioni e di tutte le critiche che ci sono state in questi giorni a proposito proprio dell'Ice Bucket Challenge. Lo farò introducendo uno dei personaggi che ha fatto questo discorso, e quindi parliamo per un attimo di un'altra cosa. Vi faccio una domanda, anzi, facciamoci tutti una domanda. Qual è l'animale più pericoloso al mondo? C'è chi magari pensa, dopo aver visto il film Lo squalo negli anni 70, che sarà lo squalo, magari si pensa, no, ma il coccodrillo, magari il leone, o non so, c'è qualcun altro che dirà, beh, sicuramente l'uomo è un animale indubbiamente molto pericoloso. C'è una persona che però ci dice, se dobbiamo considerare la pericolosità dell'essere vivente rispetto al numero di vittime di uomini, ed eventualmente anche animali, che vengono uccisi in un anno, allora l'animale più pericoloso, quello in cima alla top 10, non è nessuno di quelli che vi potreste immaginare, come appunto coccodrilli, leoni, serpenti, è la zanzara. Questa è un'analisi molto, ma molto interessante, che fa sul suo blog Bill Gates. Vi metto il link sul doobly-doo, e voi subito mi direte «Bill Gates? L'ex presidente di Microsoft? Quel tizio ricco sfondato, ma sfondato, quello, diceva un mio amico, così ricco che usa il papiro egizio come carta igienica?» Sì, lui! Perché lui e la moglie, una cosa che non molti sanno, sono anche i presidenti, i fondatori di una fondazione, la Bill & Melinda Gates Foundation, che è una fondazione che si occupa di utilità sociale, di beneficenza, di progetti a sostegno della beneficenza, e perché Bill Gates è una persona estremamente impegnata per il sociale e per la solidarietà, che è una cosa che lascia piacevolmente colpiti e che è una cosa che appunto non moltissimi sanno. Link al doobly-doo anche alla Bill & Melinda Gates Foundation, perché ci sono dei progetti molto interessanti che meritano di essere conosciuti, di essere diffusi, ed eventualmente anche di essere finanziati o di fare delle donazioni, anche di carattere economico, su questi progetti. Ma mi leggo a Bill Gates, perché Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, lo ha nominato nell'Ice Bucket Challenge, e naturalmente Bill Gates non si è fatto scappare l'occasione, e ha fatto anche lui l'Ice Bucket Challenge.
perché, come vi dicevo, Bill Gates è una persona comunque molto impegnata nel sociale, quindi non si è fatto scappare questa possibilità. Il punto è, indubbiamente moltissimi su internet, moltissimi ragazzotti su YouTube soprattutto, hanno inteso l'Ice Bucket Challenge come mi tiro una bella secchiata d'acqua, poi dico «adesso devono farlo Tizio, Caio e Sempronio». Non è questo lo spirito. Noi che abbiamo fatto l'Ice Bucket Challenge seriamente, il punto è questo. Se siamo tutti dei deficienti che compariamo su un video, ci tiriamo una secchiata e nominiamo Tizio, Caio e Sempronio, ha detto anche Victor Laszlo 88, diventiamo solo dei deficienti che si pigliano a secchiate. Questo non ha niente a che fare con la ricerca, forse ha a che fare con l'essere vagamente divertente, non lo so. Quello che conta è, appunto, sostenere la ricerca non con una secchiata, ma con una donazione. Il grande successo dell'Ice Bucket Challenge è legato a un fattore importante, al fatto che moltissimi hanno fatto proprio questo gesto, moltissimi, come me, hanno fatto la secchiata ma hanno fatto una donazione, hanno invitato a fare una donazione, e sia l'Associazione Americana Sclerosi Laterale Amiotrofica, sia l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, sia molte altre organizzazioni a supporto di questa situazione, hanno avuto la possibilità di beneficiare di una campagna pubblicitaria a livello mondiale, praticamente non organizzata, praticamente fatta a costo zero, una campagna a costo zero che ha permesso di aiutare moltissimo a far conoscere la malattia, a far conoscere la ricerca, a sostenere la ricerca, con una campagna che è ben diversa dalle campagne che devono essere comunque preparate, studiate a tavolino. È sicuramente che è stata una campagna che ha avuto che ha colpito moltissimo, ha avuto una grande diffusione, proprio perché alla fine non è niente di pazzesco, cioè ok, è anche una cosa simpatica e divertente vedere delle persone che si tirano una secchiata in testa, soprattutto quando tu vedi delle persone come, appunto, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Ryan Seacrest, delle persone che sono ricche e sfondate, le persone che sono quelli che potrebbero dire «oh, vabbè, qual è il problema? Mo' faccio una donazione!» Invece loro fanno propria questa situazione, fanno propria questa cosa, questo gesto, e dimostrano che diffondere un gesto semplice, alla fine non era «tiriamoci, come ha fatto Sio, una secchiata di lava, era una secchiata d'acqua», è comunque una cosa che ha aiutato tantissimo a diffondere il messaggio. Eppure, ciò nonostante, soprattutto in Italia, ci sono state molte critiche, e da una parte lasciano il tempo che trovano, perché anche chi è stato un po' cattivello e gli bacchetto le manine, chi è stato cattivello e ha fatto la secchiata, ha detto di aver fatto una donazione, magari non l'ha fatta, o ha invitato gli altri a fare una donazione, è stato un po' cattivello. Ma se chi ha visto ha fatto una donazione, almeno è arrivato un pochino al risultato, allo scopo. Naturalmente, soprattutto in Italia, le critiche non mancano mai. Però io quello che vorrei sottolineare è, appunto, la buona fede del gesto. È un gesto semplice, è un messaggio molto semplice. Il messaggio non è «mi tiro una secchiata e grazie alla secchiata aiuto la ricerca». Il messaggio è «voglio aiutare la ricerca, e lo faccio facendo anche vedere che mi ci metto dentro con tutto il cuore». Cioè io, anche se non nominato, io ho visto una cosa, molti nominati che hanno detto io alla fine ho detto «va bene, io non sono stato nominato, eppure voglio avere il coraggio e la faccia tosta di tirarmi una secchiata di acqua gelata», e l'avete visto, ci stavano i cubetti di ghiaccio, ci sono i testimoni, c'era Marco, c'erano degli amici... era fredda! Alla fine dice «dovrebbe essere un gesto che fa ridere», però io ho fatto vedere, non lo so, al mio barista, e mi diceva, guardando il video, «mamma mia, sento freddo solo a guardarlo!» Quindi
è un gesto, prendetelo per quello che è, un semplice gesto, non... non mi sembra utile criticare, le critiche restano a sé, alla fine... grazie a questo gesto, grazie a questo meme virale, sono cresciute le donazioni. Secondo me dobbiamo guardare il risultato, dobbiamo dire «ok, è un messaggio, ed è un messaggio che ha funzionato». E voi che cosa ne pensate? Voi avete fatto l'Ice Bucket Challenge? Avete fatto una donazione all'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica? O all'American ALS Association? Avete fatto qualcosa di concreto, piuttosto che guardare i video? Ragazzi, ditemi un po' che cosa ne pensate, ditemi un po' se questo video vi è piaciuto. Se vi è piaciuto fate pollice in alto e condividetelo con gli amici. Se non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale, è gratuito e sarete notificati ogni volta che pubblico un nuovo video. Questo è tutto, non ho altro da dire, quindi vi ringrazio. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di fare una donazione con un SMS 45502. E grazie a tutti, ciao e ci vediamo domenica prossima! Ragazzi, fatemi un po' sapere che cosa ne pensate. Per ora questo è tutto, io vado a vedere del fumo, c'è forse un incendio, e... Sì, buongiorno, io Mirko Tuccitto, Associazione Volontari Città di Siracusa. Senta, la chiamo, se non l'hanno segnalato, in autostrada, direzione nord, 300-400 metri prima dell'uscita Siracusa Nord, c'è un principio di incendio sul bordo della strada. Quindi siamo all'autostrada, 300-400 metri prima dell'uscita Siracusa Nord, direzione... direzione nord. No, sì, sì, sì. Ah, direzione Catania. Sì, sì, direzione Catania. Ah, direzione Catania. Sì, dovete entrare a Siracusa Sud, perché sono... è zona Carancino, quella zona lì? Sì, 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 sotto Carancino, però siamo qua su bordo strada, proprio. Ah, quindi si deve intervenire direttamente dall'autostrada? Sì, sì, perché è proprio qua accanto al guardrail. Cioè, per ora ancora è piccolo, però c'è fumo nero e è secco, se cresce... certo, naturalmente. Sì, 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 perfetto, ci avevamo avuto la segnalazione. D'accordo, d'accordo. Va bene. Allora vi ringrazio. Va bene, ci sentiamo. Ci sentiamo, grazie. Arrivederci. Ciao, una buona giornata.